La partenza sprint del Verona, incursione di Oddo imbeccato da Italiano, l'uscita di Buffon, la Juve non vince come detto da 5 partite, il Verona comincia il suo mese nero in novembre nei campionati di Serie A, è senza vittorie da 10 anni. Decimo minuto, Camoranesi per Oddo, liberissimo sulla destra, avanza il cross, la testa di Mutu, la prodezza di Buffon, poi il tocco di Leonardo Colucci per il vantaggio del Verona. Verona che capitalizza nel migliore dei modi la superiorità numerica sulla fascia destra, dove Oddo e Camoranesi trovano ad attenderli il solo Pessotto. Nedved infatti non riesce ad entrare in partita. La reazione della Juve si concretizza con questa conclusione di Tacchinardi. Poi su un pallone vagante è il turno di Zambrotta a rendersi pericoloso. Stop di petto e sinistro. Comunque d'applausi. Al 17esimo il Verona va in gol, ma quando Mutu segna il gioco è già fermo. Cesari ha visto un offside. Attenzione però alle immagini rallentate sul lancio di Paolo Cannavaro. Tudor tiene in gioco Mutu. 24esimo, Mutu scatenato, si fa largo sulla sinistra, sbilancia Turam. Cross, decisivo Pessotto, erano pronti alla deviazione Frick e Camoranesi. Prosegue il momentaccio Juve, passaggio di Turam a Buffon, arriva Mutu e per poco la difesa juventina non combina un pasticcio. La Juve si affida ai corner di Del Piero, in questo caso palla per Tacchinardi dal dischetto, conclusione pessima. Il tempo si chiude con questo contatto fra Mutu e Tudor in area juventina. Cesari ammonisce il romeno per simulazione, il replay in realtà sembra dare torto all'arbitro. Ripresa, la velocità del Verona mette subito in difficoltà la Juve, destro di Camoranesi, i pugni di Buffon. Lippi ridisegna la Juve, Nedved e Giuliano lasciano il posto ad Amoruso e Zenoni, Del Piero fa il trequartista, Pessotto arretra a completare la difesa a tre. 17esimo, il pressing di Mutu su Turam, il francese perde palla, Mutu alza la testa, a destra c'è in arrivo Camoranesi, la palla del romeno attraversa tutta l'area piccola, proprio lui, Camoranesi, per il gol del 2-0, il primo in stagione per l'argentino. Lippi toglie un altro pezzo di centrocampo fuori Davids, deludente, al suo posto Maresca. E al 32esimo dal piede di Maresca nasce questo suggerimento per Amoruso, il destro dell'attaccante, prima parata di Ferron. Il corner successivo affidato a Del Piero, colpo di testa di Tudor, terza rete stagionale per lui, accorcia le distanze la Juve, adesso è Malesani a correre ai ripari, fuori Camoranesi e Frick, dentro Salvetti e Mazzola e Salvetti in contropiede, fallisce così il match point. 4 minuti di recupero, il secondo è quello fatale al Verona, Juve tutta in avanti, Amoruso per Trezeguet. Seric aspetta l'uscita di Ferron che non arriva, primo tentativo di Trezeguet, il secondo da posizione angolatissima ed è il pareggio per il Verona, un film già visto da 2-0 a 2-2, proprio come domenica scorsa a Parma. Per 75 minuti il miglior Verona e la peggior Juve del campionato, la velocità, la freschezza, la precisione nei passaggi degli uomini di Malesani hanno avuto la meglio su una squadra con una manovra lenta, prevedibile, spesso in balia del pressing e dei raddoppi di marcatura avversari. Con la rete di Tudor è cominciata un'altra partita. Il Verona è stato sopraffatto dalla paura di vincere più che dalla reale forza della Juve. Juve che in questo momento ha un problema. Pavel Nedved mai come oggi fuori dagli schemi. Adesso le interviste di Francesca Sanipoli. Se vogliamo sdrammatizzare possiamo dire che Lippi l'aveva detto che il Verona era sfigato. In un altro senso però. No, ha ragione Marcello. In queste due partite sicuramente, perché poi sai, puoi andare anche a trovare il famoso pelo nell'uovo, però siamo stati intensi, perfetti tatticamente, abbiamo fatto due gol, mancava un quarto d'ora alla fine e la Juventus buttando palla lunga gli ultimi 10 minuti, abbiamo avuto un leggero calo magari anche fisico. Dovevamo fare il terzo gol perché abbiamo fatto l'azione più pericolosa è stata la nostra e non ci siamo riusciti. Mi dispiace per i ragazzi, tutto qua. E la responsabilità ovviamente è la mia, che non sono ancora riuscito a inculcare nella testa di questi giocatori che le partite vanno cominciate così, non finite per rimediare al... non è un fatto fisico, è un fatto di testa e il compito mio è questo. Con il mea culpa di Lippi noi ridiamo la linea a Fabrizio Maffei.